Ciao a tutti. Per chi non mi conosce, saranno in tanti, mi presento. Sono Bianca Fasano, scrittrice e giornalista. Questa sera voglio parlarvi di un libro che ha avuto una lunga gestazione, perché praticamente, anche leggendo nelle pagine della pubblicazione fatta con la Casa Tipografica di Ciro Riemma nel 2008, ci si rende conto che il libro invece è stato fatto molto prima. E per capire quanto tempo prima fosse fatto, basta leggere le note finali del romanzo. Il romanzo si chiama Il tempo degli eroi. In realtà, oltre a chiamarsi Il tempo degli eroi, nella mia pubblicazione in cartaceo e in ebook con strette lì, gli ho dato un ulteriore sottotitolo, Addio sconosciuto. È stato iniziato nel 1997, completato in alcune parti terminali il 27 gennaio del 2004. In realtà, nel momento in cui ho deciso la ristampa, sia con strette libre in cartaceo che in ebook, ovviamente ho rivisto tutto il lavoro. Questo è un lavoro a cui tengo molto, perché c'è dentro forse una parte, se non di me, di una parte di me vissuta quando ero molto piccola, nel 1963, anno che per me era il tempo degli eroi. Per farvi comprendere un po' di che si tratta e anche per ringraziare una persona che non ho avuto modo di ringraziare, vi leggerò Gli anni 60 in Italia, il tempo degli eroi cittadini di Stefano Musco. Questo articolo, perché è un articolo giornalistico che è apparso molti anni fa e di cui io non sapevo niente, l'ho trovato a distanza di anni e ho cercato la persona che l'aveva scritto, perché non conoscendomi, aveva evidentemente letto il mio libro e mi aveva fatto questa recensione che io trovo molto bella, ma soprattutto mi ringraziamento a un collega che ha fatto qualcosa gratuitamente, senza aver avuto nessuna pressione da parte mia. Il tempo degli eroi, un titolo emblematico, quello del romanzo di Bianca Fasano, giornalista di frontiera, ben nota ai quotidiani come il Roma e il Mattino, per cui è stata peraltro corrispondente in oltre 25 anni di attività, con articoli culturali e di cronaca. Il suo lavoro, edito in cartaceo da Riemma Editore, si riconferma dunque all'altezza di un'autrice insignita in ben 5 occasioni del prestigioso premio per la cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La trama del romanzo si svolge in un periodo storico ben preciso, il 1963. Viene rammentato come un anno tristemente celebre in Italia per la tragedia del Vajont, oltreoceano per l'assassinio del presidente Kennedy. Sono episodi destinati a introdurre un racconto emozionante, dove la vita nascosta dei protagonisti, un giornalista d'assalto, una medium, una madre di famiglia e un invalido, si esprime in tutta la sua schiettezza del vivere comune. Più che personaggi, gli eroi del romanzo sono così veri da non sembrare frutto della fantasia. Questo è il più bel complimento che si possa fare a uno scrittore. Pare anzi che il loro eroismo derivi proprio dalla sopportazione del vissuto quotidiano, narrato con quel tanto di verve sufficiente a scuotere le emozioni del lettore. Quest'ultimo viene da subito coinvolto dal ritmo della narrazione, vivendo appieno gli stati d'animo dei protagonisti. Sfogliando le pagine, soffre e gode con loro, di volta in volta si immedesima e tende a distaccarsene. Sono uomini e donne, quelli del romanzo, così vicini al lettore da sembrargli quasi tangibili. Gradevole poi il tocco soggettivo dell'autrice, pressante ed emotivo, che alterna sapientemente il suo punto di vista a quello dei personaggi.
Tematiche delicate come l'amore, il sesso, l'ipocrisia e il dolore sono quindi vissute sotto ottiche completamente differenti, dove la Fasano e il lettore ci mettono emotivamente lo zampino. È interessante inoltre notare con quanta maestria l'autrice sia stata in grado di collegare il vissuto dei suoi attori. Il romanzo del resto fila scorrevolmente, i singoli episodi sono esposti con tanta schiettezza e veridicità da mettere il lettore in soggezione. Tutta l'opera emerge prepotentemente dalla carta, marchiandosi a fuoco nel cuore di chi ne degusta le pagine. Il sapore è quello di un film, mai noioso, abilmente strutturato e sceneggiato con passione. Chi non ha paura delle proprie emozioni non ne resterà affatto deluso. Capirete perché io abbia sentito in più occasioni il desiderio di trovare questo collega Stefano Musco e ringraziarlo, cosa che non mi è stato possibile, chissà che non capiti da questa lettura. Bene, non c'è molto da dire, oltre al fatto che la copertina che vedete qui non è quella che troverete in ebook e che troverete anche in cartaceo sul web, perché questa copertina è una copertina ideata da me. Mentre la copertina che troverete è stata ideata da Valentina D'Aiuto. Vi voglio leggere per chiudere soltanto la brevissima poesia introduttiva. Partendo dal presupposto che io ogni volta che scrivo un romanzo parto da una poesia, cioè io scrivo prima una poesia e poi dopo la poesia viene il resto. Al di là. Ma io non mi disseterò alla fonte dell'Ete, sotto il bianco cipresso dove errano le anime sole. Piuttosto berrò alla fonte della memoria, ombreggiata da un pioppo bianco, che d'immagini care ritempra lo spirito, assetato d'affetto. E nel mare salato del distacco avrò l'isola del ricordo per ritrovare le nostre ore. Grazie per l'attenzione. Alla prossima! Mr. President, Marilyn Monroe. President, Marilyn Monroe. Happy birthday.
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thank you.
Using a Bell & Howell 8mm camera with a telephoto lens, Abraham Zapruder captured one of the most shocking moments in history. I don't know what this is all about. You killed the president? No, sir, I didn't keep it down in the Sir? You shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man! Did you shoot the president? No, they're taking me in because of the fact that I live in Missouri. What time did you leave? I'm just a patsy. The president?